nell'episodio precedente. E domani si torna. Ma come faccio a tornare? Fatti un cocktail, Ale. Sì, un cocktail, una volta. Chissà dove finisco. Questa non è Penny Lane di Liverpool. Che diavolo ci faccio con i capelli di John Lennon? Sarò mica finito nel Regno Unito? Good morning United Kingdom. Finalmente sta iniziando un nuovo viaggio e questa volta ho deciso di venire nel Regno Unito. Come sapete, il Regno Unito è composto da 4 nazioni e in questo itinerario ne visiterò ben 3, partendo dal Galles, continuando verso l'Inghilterra, per poi arrivare a Edimburgo in Scozia. Direi che è il momento di iniziare veramente l'itinerario e con le sirene spiegate iniziamo a Cardiff. Come cominciare al meglio la visita di questa città? Direi che una visita al simbolo principale è la cosa da fare. Quindi mi dirigo adesso verso il castello di Cardiff. Il castello di Cardiff è una bellissima struttura e pensate che la cosa interessante è che al suo interno si possono trovare 3 stili distinti: il forte romano, una classica fortezza normanna e degli edifici gotico-vittoriani. Questa dietro di me è la torre normanna del castello di Cardiff. Pensate che ci sono 100 ripidissimi gradini, quindi se non siete allenati, non fa per voi. Andiamo! Sono passato per i dock di Cardiff, conosciuti come la Cardiff Bay. Pensate che questa è una zona relativamente nuova della città dove ci sono ristoranti, negozi e pub. E in più è stato costruito nel 2004 questo, il Millennium Center, che viene anche chiamato l'Armadillo. Questo naturalmente per la sua forma molto strana. Al suo interno ci sono opere teatrali, musical, balletti di danza moderna e classica. E dopo aver fatto un giro per la città, andiamo a mangiare qualcosa al Garland's. Cos'è? Venite con me! Se siete a Cardiff e volete mangiare qualcosa di tipico, vi consiglio di assaggiare il Lever Bread. Praticamente un miscuglio di alghe con delle vongole sopra, accompagnate da bacon, pancake e black pudding. Altrimenti, se volete prendere una cosa alternativa e comunque volete rimanere su un piatto tradizionale gallese e di Cardiff, provate il rabbit, che è un toast al formaggio tipico del Galles. Questa nazione è conosciuta per i suoi castelli, quindi adesso prendo la macchina e andiamo verso Caerphilly, uno dei più conosciuti del Galles. Giusto, siamo in Galles, quindi la guida è a destra. Guidare in Galles, come guidare in tutto il Regno Unito, non è proprio semplice come si possa pensare, perché insomma devi farti un po' l'abitudine. Hai le marce a sinistra, le rotonde devi prendere al contrario, la corsia di sorpasso è a destra mentre noi adesso stiamo a sinistra, quindi è tutto il contrario. Ma diciamo, in qualche settimana chiunque riesce a guidare anche nel Regno Unito.
Questo è il castello di Caerphilly. Pensate che è la fortezza medievale più grande del Galles e la seconda di tutto il Regno Unito. Viene battuta solamente dal castello di Windsor. Una delle particolarità di questo castello è la torre inclinata, che non si sa come possa stare in piedi, ma è così perché venne fatta saltare nel corso della guerra civile inglese. Se pensavate che i castelli fossero finiti, vi sbagliavate. Andiamo nel Monmouthshire, nel sud-est del Galles. Ci aspetta il castello di Ragra. Castello di Raglan, una delle 641 fortezze che si trovano nel Galles. Ma adesso mi dirigo verso l'ovest del paese, nella contea di Ceredigion, perché il viaggio continua. Mi sto dirigendo ad Aberrelon, che è una località costiera che si affaccia sulla baia di Cardigan. La distanza dal castello di Raglan è di circa 130 km, ma viaggiare sulle strade gallesi è sempre un piacere. Il paese di Aberrelon conta circa 1500 abitanti ed è costruito in stile georgiano. Balzano all'occhio le case colorate che lo rendono decisamente simpatico. Cioè della serie che se ti fai la casa non colorata, qui ti multano pesantemente. Dopo aver visitato castelli e villaggi colorati, per cena voglio andare in un paese a 30 km da Aberrelon, perché voglio assaggiare qualcosa di tradizionale, ma non vi svelo ancora che cos'è, vi porto lì direttamente. Come concludere al meglio una giornata in perfetto stile British? Fish and chips con una crema di piselli e una birra gallese Warriors. Cheers! Good morning! Pronti per iniziare una nuova giornata, direzione Contea di Anglesey, passando per il parco naturale di Snowdonia. Ma prima di iniziare, andiamo a farci un caffettino. Che caffettino! In Galles si fa la Welsh breakfast. Fagioli, salsiccia, funghi, bacon, uova e pomodoro. E poi via verso Anglesey. Lo Snowdonia National Park si trova nel Galles nord-occidentale ed è il parco nazionale più grande della regione. Qui si possono trovare alcuni dei paesaggi più spettacolari di tutta la Gran Bretagna. E se volete godere appieno delle bellezze del parco, potete sempre prendere un treno a vapore dalla stazione di Blenheim-Festiniac.
adesso vi porto in una stazione davvero speciale. Andiamo. A 40 km a nord di Port Madoc c'è la contea di Anglesey e qui c'è la città dei record. Ma come, perché? Perché esiste Langfire Pil Vingli Gogering Civirin Dimpong Gok, che è il terzo toponimo più lungo del mondo. Per gli amici è Langfire Pulgvin. Il nome ha 58 lettere e il suo significato vuol dire chiesa di Santa Maria nella valletta del Nocciolo Bianco, vicino alle rapide e alla chiesa di Sant'Isilio, nei pressi della Caverna Rossa. Semplice, no? E dalla stazione di Langfire Pulgvin Swatchery Drombil, insomma qualcos'altro, è tempo di andare verso l'Inghilterra. Non prima di salutare il Galles da uno dei suoi castelli più belli, il castello di Comby.